Nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Signore Gesù, ci mettiamo alla tua santa divina presenza, lieti di poter meditare sulla vita di Maria Santissima secondo gli scritti di Maria Degreta in questo giorno di sabato, giorno particolarmente consacrato alla nostra Madre Celeste. Ci mettiamo alla tua santa divina presenza, chiedendovi ovviamente perdono dei nostri peccati, invocando lo Spirito Santo perché ci possa fare da maestro e da preghiera nella nostra orazione. Deus meus totu corde penitet me omnium meorum peccatorum eaque detestor. Quia peccando non solo un pena sate ius statuta spomeni tu sum, se preserti in quia offendite sum un bono matigno qui super omnia diligaris. Ideo firmi der propono, adiuvante gratia tua, decetur menon peccatorum, peccandique occasionis proxima sfugiturum. Amen. Veni creator spiritus mentes tuorum visita impre superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris paraclitus, altissimi donum Dei, conspicuus ignis caritas et spiritualis sunctio. Tu septiformis munere, digitus paterne dextere, tu rite promissum patris sermone dita scriptura, accende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, infirma nostri corporis, virtute firma sperpeti. Ostem repellas longius. Cinque dones protinus, tuttore sic te previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus ta patria, noscamus atque filium, te quo triusque spiritum credamus omni tempore. Deo Patris et Gloria, Filio qui amortuis, surrexit ac paraclete in seculorum saecula. Amen. Emitte spiritum tuum et creabuntur. Et renovabis facie in terre. Amen. Dalla mistica città di Dio, vita della Vergine Madre di Dio, di Maria di Gesù d'Agreda. Prima parte, libro primo, capitolo dodicesimo. Seconda parte. Con lo sviluppo del genere umano si moltiplicarono sia le preghiere dei giusti per la venuta del Messia, sia i peccati. In questa notte dell'antica legge, Dio mandò nel mondo due luci che annunziassero la legge di grazia. Per un anno intero, da quando il Signore comandò loro di invocarlo, perseverarono con appassionate preghiere. Finché avvenne che San Gioacchino, per ispirazione divina, andò al Tempio di Gerusalemme per offrire suppliche e sacrifici per la venuta del Messia e perché venissero esauditi i suoi desideri. Trovandosi l'anziano venerabile Gioacchino con altri del suo popolo ad offrire i soliti doni e le offerte dinanzi al sommo sacerdote Isacar, altro ministro del culto di rango inferiore, lo riprese aspramente perché, essendo sterile, faceva la sua offerta insieme agli altri. Tra le altre cose gli disse: Tu, o Gioacchino, cosa ti preoccupi di offrire, essendo un uomo inutile? Allontanati da tutti e non irritare Dio con le tue offerte e i tuoi sacrifici, perché non sono a lui graditi. Il sant'uomo, offeso e confuso, con umiltà e amore si rivolse al Signore e gli disse: Altissimo Signore e Dio eterno, per vostro ordine e volere io venni al Tempio. Ora chi sta nel vostro luogo mi disprezza. Sono i miei peccati che meritano questa ignominia, ma se da una parte l'accolgo per volere vostro, dall'altra non disprezzate l'opera delle vostre mani. San Gioacchino uscì dal tempio rattristato, sebbene interiormente nella pace e nella tranquillità, e si recò verso una casa di campagna che possedeva. Vi rimase alcuni giorni in solitudine e supplicò il Signore con questa preghiera. Altissimo Dio eterno, da cui dipende tutta la vita e la salvezza dell'uomo, prostrato al vostro cospetto, vi supplico affinché voi, bontà infinita, possiate guardare la pena della mia anima e ascoltare le mie richieste e quelle della vostra serva Anna.
ai vostri occhi i nostri desideri sono palesi. Se io non merito di essere esaudito, non disdegnate l'umile mia sposa. Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, antichi padri nostri, non nascondeteci la vostra pietà, non permettete, voi che siete padre, che io sia tra gli empi e tra coloro dei quali voi respingete le offerte, considerandomi inutile per il fatto che non mi concedete discendenti. Ricordatevi, o Signore, dei sacrifici e delle offerte dei vostri servi e profeti, miei antichi padri, ricordatevi delle loro opere che furono gradite ai vostri occhi dal momento che volete che io con fede mi rivolga a voi, che siete potente e ricco di misericordia. Concedetemi quello che desidero e chiedo per voi, dato che nel mio domandare io obbedisco e compio la vostra santa volontà. Se le mie colpe ritardano la vostra misericordia, allontanate da me ciò che non vi è gradito e vi trattiene. Voi siete potente, o Dio di Israele, tutto quello che volete lo compite senza impedimento. Giungano ai vostri orecchi le mie preghiere. Se io sono povero e misero, voi siete infinito e sempre pronto ad usare misericordia verso gli umiliati. E dove me ne andrò lontano da voi, che siete il Re dei Re, il Signore dei Signori, l'Onnipotente? Avete ricolmato di doni e benedizioni per generazioni i vostri figli e servi. A me insegnate a desiderare e attendere dalla vostra generosità quello che avete operato verso i miei fratelli. Se a voi piacerà concedermi ciò che io vi domando, offrirò e consacrerò al servizio del vostro santo tempio il frutto della mia discendenza, che riceverò dalla vostra mano. Ho affidato il mio cuore e la mia mente alla vostra volontà, desiderando allontanare sempre i miei occhi dalla vanità. Fate di me, o Signore, ciò che a voi piace, rallegrate il nostro spirito, esaudendo la nostra speranza. Guardate dal vostro trono questa umile polvere che sono io e sollevatela, affinché vi glorifichi, vi adori. In tutto io compio la vostra volontà e non la mia. Questa fu la richiesta che Gioacchino fece nel luogo appartato. Nello stesso tempo, l'angelo Gabriele rivelò a Sant'Anna che sarebbe stata preghiera gradita all'Altissimo, se gli avesse richiesto una discendenza nei figli con lo stesso amore e la stessa tensione con i quali li desiderava. Quando la Santa Donna seppe che questa era la volontà divina, e nel medesimo tempo quella del suo sposo, con umile disponibilità e fede si presentò al Signore pregandolo come era stato ordinato e disse: Dio Altissimo, Signore mio, Creatore e Custode universale di tutte le cose, che la mia anima onora e adora come Dio vero, infinito, santo ed eterno, prostrata davanti a voi desidero parlarvi, benché sia polvere e cenere, per manifestarmi la mia necessità ed afflizione. Signore Dio, voi che siete da sempre, fateci degni della vostra benedizione, donandoci il frutto santo da offrire al vostro servizio nel Tempio. Ricordatevi, mio Signore, che la vostra serva, Anna, madre di Samuele, era sterile, ma per la vostra grande misericordia il suo desiderio fu esaudito. Io sento nel mio cuore una forza che mi dà vigore e mi incoraggia a chiedervi di usare anche con me questa misericordia. Ascoltate dunque la mia umile preghiera. Dolcissimo Signore mio sovrano, ricordatevi dei favori, dei doni e dei sacrifici dei miei antichi padri e dei prodigi che voi operaste in essi con la potenza del vostro braccio. Io, Signore, vorrei offrire un'oblazione a voi gradita e accetta, ma la più grande e la sola che è il mio potere è la mia anima, la forza e i sentimenti ricevuti da voi e tutto ciò che io sono. Se guardandomi dal vostro trono mi vorrete donare dei figli, fin da ora li consacro e li offro perché vi servano nel Tempio. Signore, Dio di Israele, se è vostra volontà e beneplacito volgere lo sguardo a questa vile e povera creatura e consolare il vostro servo Gioacchino, concedetemi di farvi questa domanda. In tutto si compia la vostra santa ed eterna volontà. Queste furono le richieste che fecero San Gioacchino e Sant'Anna. Pur essendo stata illuminata su di esse sull'incomparabile santità di questi felici padri, non posso per mia grande inadeguatezza e incapacità esprimere tutto quello che ho preso e sentito, né posso riferire tutto. Non è necessario del resto, essendo già sufficiente per il mio scopo quello che ho detto. Per avere un ampio
concetto di questi santi, conviene confrontarli col nobile fine per cui furono scelti da Dio, che fu quello di essere progenitori diretti di Cristo Signore nostro e genitori della sua Madre Santissima. Laudentur Iesus et Maria. Allora, oggi abbiamo visto la seconda parte di questa meditazione che ha appunto come protagoniste queste due luci che splendono tra le tenebre del mondo. E chi sono? Abbiamo già visto la volta scorsa, sono Sant'Anna e San Gioacchino, che anche per quello che abbiamo ascoltato oggi comprenderemo che non casualmente sono stati scelti per essere i nonni di Gesù, i progenitori, qui dice. Cioè, Gesù non, diciamo così, non li ha frequentati nella vita terrena perché sono morti molto prima che Gesù fosse concepito e nascesse. Ma se li avesse incontrati, li avrebbe chiamati nonno e nonna. E con tutta verità, e possiamo presumere dal momento che San Tommaso dice che la grazia presuppone la natura e la gloria presuppone la grazia, quindi che non vengono cancellati in paradiso le cose naturalmente buone che abbiamo vissuto su questa terra, non si può escludere che in paradiso Gesù, ora glorificato e seduto alla destra del Padre, chiami San Gioacchino e Sant'Anna nonno e nonna. Non escluso. Anzi, ci sono molte possibilità per quanto mi riguarda. Abbiamo sempre, come dire, un passo indietro che dobbiamo fare perché io in paradiso per ora non ci sono mai stato e spero tanto un giorno di andarci, insomma, lo auguro con tutto il cuore, quindi non posso affermare con certezza certe cose, però abbiamo ovviamente l'ausilio della ragione illuminata dalla fede e dai dati oggettivi che ci sono, no? Quindi in questo capitolo abbiamo appreso le circostanze della nascita di Maria e anche oggi c'è questo particolare veramente meraviglioso della doppia preghiera di entrambi svolta contestualmente. Probabilmente era intenzione di San Gioacchino farla nel tempio, ma abbiamo visto che è stato scacciato in malo modo. Qui vedete proprio un assaggio della grettezza e cattiveria anche umana per certi aspetti, no? Questo Isaccar, ministro di culto di rango inferiore rispetto al sommo sacerdote, quindi forse anche un po' complessato, va a sparare la sua bordata. Ovviamente affermazione di una portata di una gravità estrema che hanno distrutto, ovviamente per quanto possibile, perché poi le risorse di fede erano forti, quell'anima candida di Gioacchino. Vattene via, cosa ti preoccupi di offrire secondo un uomo, se essendo un uomo inutile? Vattene via, non irritare Dio con le tue offerte e i tuoi sacrifici perché non sono a lui graditi. Io quando sento queste cose dico, ci salvi sempre il Signore da chi presume in questo caso in maniera abbastanza grossolana di avere il filo diretto con lo Spirito Santo e quindi di poter sparare stupidaggini del genere. E dato che questa è una meditazione pubblica, che ascoltano anche tanti fedeli laici, vorrei raccomandare di usare sempre estrema prudenza perché girano oggi persone, come dire, che hanno comportamenti simili, analoghi, come carismatici veri o presunti, sia tra i consacrati sia tra i laici.
Tu vai lì, puff, e ti arriva subito la sentenza. Allora, ci sono sempre stati dei casi autentici, ma quando si entra in contatto col soprannaturale, è sempre doveroso fare un discernimento, tenendo presente che la modalità ordinaria con cui Dio si manifesta e opera non è questa, non è andare a dire, cioè, né nel bene né nel male, cioè Dio sollecita con delle emozioni che appunto interagiscono col nostro libero arbitrio, perché se stiamo sbagliando qualcosa lo riconosciamo noi come tale. E quindi ci correggiamo. Se invece c'è un'ispirazione da mettere in atto, quindi una divina volontà da compiere, e non la possiamo compiere se non l'abbiamo conosciuta, appunto tocca il nostro libero arbitrio, perché di quella determinata cosa possiamo in qualche modo prenderne coscienza e quindi metterla in pratica, farla. L'azione ordinaria del Signore passa per queste cose. Ripeto, può succedere che ci siano delle manifestazioni straordinarie. Ripeto però anche che bisogna andarci con estrema cautela. Questo l'ha ammazzato San Gioacchino, andando a sparare una sentenza del tutto gratuita. E questo ci insegna anche, vedete, perché, cioè, la storia di questi due grandi santi è passata proprio attraverso loro, non si avevano la più pallida idea. Quindi è passata attraverso una vita sicuramente di amore fecondo, reciproco, molto molto intenso, perché si amavano immensamente. È passata attraverso il dolore del non vedere venire figli attraverso il passaggio degli anni. Quindi è passata attraverso le umiliazioni, quindi è passata anche attraverso queste umiliazioni. Ci sono state necessarie queste preghiere, quei voti fatti da entrambi, cioè il figlio che mi darai, non sapevano che era maschio o femmina, io te lo porto nel tempio, quindi se è una femmina, vergine consacrata, e se è un uomo, un nazireo, anche per gli uomini è la stessa cosa, no? Il nazireato era praticamente un'offerta al Signore, quindi si obbligava a stare ovviamente a custodire la verginità per un certo periodo di tempo, anche lì per quanto riguarda l'uomo, fino a quando non si fosse contratto matrimonio. E secondo gli scritti di Maria Valtorta, per esempio, San Giuseppe era anche lui un nazireo, aveva fatto questa cosa. Tanto per capirci, abbiamo visto già nella meditazione precedente che il nostro Signore gli ha suscitato, come dire, il desiderio di fare questo voto, perché sapeva chi stava per donare loro. E era talmente gradevole la presenza di questa santa e divina bambina, pur essendo una bambina, era già fuori classe, divina categoria, che ricordate la volta scorsa, sarebbe stato proprio impossibile portarla al tempio a separarsene. Hanno avuto quei 3 anni compresi poi 9 della gravidanza, diciamo quasi, quasi 4, di gioie ineffabili. Diciamo, attese e invocate per tutta una vita. Quindi la considerazione di queste cose, a mio avviso, lascia una enorme consolazione nel cuore, perché quando si vive da giusti, si vive nella volontà di Dio, come traspare anche dalle preghiere che adesso vedremo di questi due santi uomini e santa donna, santo uomo e santa donna. Presto o tardi il Signore solleva l'indigente dalla polvere, dice un salmo, e rialza il povero dalle immondizie, per farlo sedere tra i principi del suo popolo addirittura. La stessa cosa che avrebbe cantato la Divina Maria del Magnificat, no? Ha rovesciato i potenti dai troni e innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote. Quindi,
A volte c'è una preparazione veramente lunga, lunga, lunga. Quindi c'erano avuto una cinquantina d'anni San Gioacchino e Anna, San Gioacchino e Sant'Anna. Io l'idea che mi sono un po' fatto leggendo un po' sia Maria D'Agata che Maria Valtorta era questa qui, che c'erano intorno alla cinquantina d'anni quando hanno avuto Maria, e l'hanno avuto per questo, per questa preghiera. Ora, noi dobbiamo un pochino specchiarci nel modo con cui pregano questi due santi uomini, perché è una preghiera, possiamo chiamarla così, normativa. Cioè, quando ci rivolgiamo al Signore dovremmo rivolgersi così, con la stessa umiltà, con la stessa carità, con la stessa fede. Allora, anzitutto, la preghiera di San Gioacchino dice: Altissimo Dio eterno, da cui dipende tutta la vita e la salvezza dell'uomo, prostrato al vostro cospetto vi supplico, perché possiate guardare la pena della mia anima e ascoltare le mie richieste e quelle della vostra serva. Vedete, si parte con un'affermazione. Siamo alla presenza di Dio, da cui dipende tutta la vita e la salvezza dell'uomo. Stiamo dinanzi all'Onnipotente quando stiamo dinanzi a Dio. Non è un gioco. E non soltanto dobbiamo ricordarglielo, ma dobbiamo professarglielo. Perché certo che Dio lo sa, se noi ci crediamo, che lui è onnipotente, ma professarglielo è doveroso. E glielo professiamo a tu per tu, a cuore a cuore. Noi lo professiamo sempre in pubblico quando diciamo il credo. Ma va professato anche nell'intimità del nostro rapporto con lui. Poi, ai vostri occhi i nostri desideri sono palesi, lo riconosce San Gioacchino. Quindi tu lo sai quello che noi desideriamo, o oh Signore. E poi dice ancora: se io non merito di essere esaudito, non vogliate disdegnare l'umile mia sposa. È una frase bellissima questa, che manifesta anche il tipo di rapporto che c'era tra questi sposi. E che dovrebbe esserci fra tutti gli sposi. Gli sposi, marito e moglie, dovrebbero portarsi, come si dice nel parlare comune, in palma di mano. Capiamo? Palma di mano. Non soltanto rispettarsi a vicenda, ma stimarsi a vicenda. È bellissimo, guarda. Ascolta la nostra preghiera, non tanto per me, ma per riguardo alla vostra serva Anna, che sottinteso sembra quasi dire è meglio, è migliore di me. Sembra echeggiare quella esortazione di San Paolo, no? Gareggiate nello stimarvi a vicenda, specialmente in un consorzio familiare. E poi darseli reciprocamente questi attestati di stima a vicenda. Farli vedere, no? Farli notare. Cioè essere, come dire, santamente orgogliosi dello sposo e della sposa e presentarlo, riconoscerlo o riconoscerla come persona sommamente stimata, estimata dal diretto interessato e considerata. Chiaro che questo poi si manifesta anche in tutti quanti i gesti che gli sposi quotidianamente, come dire, si rivolgono gli uni agli altri e che dovrebbero anch'essi essere davvero, come dire, esemplari, no? Belli. Edificanti. Prosegua. Non permettete voi che siete padri che io sia tra gli empi e tra coloro dei quali voi respingete le offerte, considerandomi inutile per il fatto che non mi concedete discendenti. Vedete come prende quella cosa orribile che gli ha detto quel ministro del culto di rango inferiore. Che Dio, speriamo che Dio lo abbia perdonato,
gli dice: guarda che vabbè, questo mi ha detto così. Mi dispiace tanto questa cosa, spero che non sia vera, però se lo fosse, dico, signore mio, non permettete che io sia tra gli empi e tra coloro dei quali voi respingete le offerte addirittura, considerandomi inutile per il fatto che non mi concedete discendenti. Capite a volte veramente la cattiveria dell'uomo, no? Cioè, sono cose bruttissime queste qui. Molto paesane poi tra l'altro, no? Ma in qualche paese sta ancora diffuso, cioè tu non c'hai avuto figli, quindi quello è un segnato da Dio, quindi quello è un maledetto. Ricordo che io delle volte, specialmente quando ero più giovane, mi imbattevo in certe persone che non volevano che si sapesse che avevano una malattia. Io non capivo questa cosa, dico, ma vabbè. Non è che uno mette i manifesti in giro che uno c'ha la malattia, per carità. Ma la malattia non è che uno c'ha colpa di averci una malattia, la malattia ti è venuta. Ma in una certa mentalità, no, se c'ha la malattia vuol dire che ha fatto qualcosa perché Dio l'ha punito, l'ha castigato. Cose evidentemente fuori del mondo, no? Non è escluso che possa sussistere qualche situazione di questo genere, per carità. Ma come facciamo noi a saperlo? San Giochino d'Ani non aveva fatto niente di male, era soltanto una prova che il Signore le sottoponeva prima di dargli una grazia grande. E questo può succedere molto spesso. Oppure, se ci avessi dinanzi alcuni santi, ti do una croce perché tu la offri per la conversione degli altri, sapendo che posso contare su di te, quindi altro che essere una sorta di segnato da Dio, tutto il contrario, no? Queste brutte mentalità paesane, pericolose, perché poi possono fare tanto male alle persone, senza nessun fondamento. Dal momento che volete che io con fede mi rivolga a voi, che siete potente e ricco di misericordia, concedetemi quello che desidero e chiedo per voi, attenzione, per voi, dato che nel mio domandare vi obbedisco e compio la vostra santa volontà. Se io sono povero e misero, siete infinito. Se a voi piacerà concedermi ciò che vi domando, offrirò e consacrerò al servizio del vostro Santo Tempio il frutto della mia discendenza che riceverò da vostra mano. Bellissimo, no? Quindi vediamo come anche il Signore, come dire, ispira la preghiera del giusto. Questa è una preghiera spontanea. Facendo questa meditazione noi possiamo e dobbiamo chiederci come ci rivolgiamo nella nostra preghiera spontanea con il Signore. Cioè abbiamo osservato bene, cioè, perché c'è anche come dire un... Noi forse non ci pensiamo qualche volta, no? Troppo spesso, ma che ci dovremmo pensare? Non pensiamo per esempio che anche con il nostro Signore dovremmo osservare come dire una sorta di... Mi si passi il termine, anche se poi cerchiamo di capirlo nel giusto senso, no? Una sorta di galateo, cioè di norme di buona creanza. Cioè, facciamo un esempio. Se io devo andare a chiedere una cosa, che ne so, al vescovo, mica posso andare lui a dirgli, per nome, dice, oh, mi fai questa cosa? Non è possibile fare una cosa del genere, no? Perché non è tuo figlio, non è tuo fratello, non è il tuo amico, è un'autorità. Che poi è chiaro che un vescovo degno di questo nome deve essere un padre, quindi è lui che accorcia le distanze, che taglia le distanze, manifestandogli la sua paternità, ma lo fa lui, non è che lo fai tu da gran cafone.
E se lui non lo fa, perché? Perché non ha interiorizzato questa cosa, le istanze rimangono. Allora, quando noi ci rivolgiamo al Signore, si fa anzitutto una professione di fede, si fa anzitutto una grandissima lode. E si dice: guarda che tutto quello che fai va sempre comunque bene, quello che io cerco è sempre soltanto e solo la tua volontà. Ti chiedo questa cosa, te la chiedo umilmente. E magari a questa cosa che ti chiedo ti prometto che se me la concederai farò questo, questo e questo. Ovviamente in base se questa richiesta è conforme alla tua volontà, ok, altrimenti come non detto. Fine. Così prega un cristiano. Perché noi non possiamo sapere quello che è. Pensate a quanta gente va raccontando che ha perduto la fede, dice. Perché aveva chiesto una grazia, magari una cosa molto delicata, la malattia mortale di una persona ancora giovane, di una madre di famiglia, di un padre di famiglia, di un bambino piccolo, quelle classiche situazioni che da un punto di vista umano ci lasciano esterrefatti, no? E dopo la grazia non arriva, ma Dio non me l'ha guarita, quindi io prendo il pallone e non gioco più. Ma non si fa così. Perché la preghiera cristiana dice: se quella grazia non ti è stata concessa, vuol dire che quella grazia per te non è buona. Noi possiamo e dobbiamo chiedere cose buone al Signore. Anche desideri. Questi, per averci un figlio, io sapeste quante persone ho conosciuto, quante storie di coppie provate, no? Perché per una coppia che si amano soprattutto, non avere il dono di un figlio è una grossa croce, non è una croce piccola. Allora, che succede? C'è di tutto, perché alcune persone il Signore gli chiede di bere quel calice fino in fondo, cioè i figli non glieli dà. Allora alcuni vanno verso l'adozione, alcuni vanno in porto e altri no. Io ho visto la gioia di coppie sterili quando gli è arrivato un figlio dentro casa adottivo, hanno fatto le capriole. Poi, altre coppie è una cosa momentanea. Perché il Signore vuole che facciano certe preghiere, che aspettino un certo tempo. Oh, noi non lo possiamo sapere. Mi ricordo una volta conobbi tanti anni fa una persona sterile. Gli dissi: vattene a qualche Sant'Antonio Mariano, fai un voto alla Madonna. Mi venne in mente così. Probabilmente era lo Spirito Santo che mi ha ispirato, perché non ci avevo mica pensato. Mai pensato. Sono quelle cose che un sacerdote ogni tanto si capita, uno le racconta perché non è opera del sacerdote. Eh sì, quasi sicuramente lo Spirito Santo in quel momento mi ha ispirato. Da cosa lo dico? Perché questa cosa ha funzionato. Dico: vai in Santuario Mariano, di' alla Madonna, mi lo dai un figlio? Se mi dai un figlio, io da quest'anno in poi, tutti gli anni, tornerò a renderti omaggio e a visitare questo santuario. E questo un anno dopo si è presentata che era incinta. Per dire, no? Cioè, non possiamo sapere queste cose. E è chiaro che tu mi dici: avere un figlio è una cosa buona, ma certo che sì. È il fine primario del matrimonio. Ma può darsi che per quella coppia questa cosa non ci stia. Quindi uno prega costantemente, questi non si sono arresi. Però sottopone sempre questo desiderio, anche lecito e santo, la volontà divina, e al tempo stesso, nel suo dialogo personale con Dio, si interroga, dice: vabbè, se questa cosa non dovesse esserci, forse il Signore ci chiede di aprire il cuore, lo sguardo ad altro. Che cosa? Punto interrogativo. Perché se si rimane poi fossilizzati su una cosa che uno si è messo in testa e non arriva, dopo non va, no? E mentre Gioacchino faceva questa cosa, l'arcangelo Gabriele rivela a Sant'Anna che sarebbe stata preghiera all'Altissimo se gli avesse richiesto una discendenza nei figli.
con lo stesso amore e la stessa attenzione con i quali desiderava. E quindi quando la Santa Donna seppe che questa era la volontà divina, quindi, cioè Dio voleva che gli fosse fatta questa richiesta, gli è parso vero, quindi in contemporanea ha fatto anche la sua bellissima preghiera. Io sento nel cuore una forza che mi dà vigore e mi incoraggia a chiedervi di usare anche con me questa misericordia. Di fare l'esempio di Anna dell'Antico Testamento, cioè, Anna era sterile. Anna era sterile, la madre di Samuele, ma perché Santa Elisabetta non era sterile? Veniamo a sapere che anche Sant'Anna era sterile, ma anche Sara era sterile. Quindi, pensate un po', Sara è, insieme ad Abramo, la capostipite del popolo ebraico, sterile. Anna è la madre di Samuele, Samuele è il primo, anche se un po' sui generi, se noi sappiamo che il primo profeta maggiore è Isaia, sì, ma prima di Isaia il profetismo è nato in ambito un po', come dire, un po' particolare, lo chiamano carismatico gli esegeti. Samuele è quello che ha unto il primo re di Israele, sia Saul che Davide, ed è stato un grandissimo profeta, pur non avendo, come dire, nella letteratura biblica il titolo di profeta in senso stretto. Santa Elisabetta è stata la madre del precursore. E adesso veniamo a sapere, questa è la seconda fonte, perché ho già detto che anche Maria Valtorta, su questo è perfettamente concorda, che questi erano sterili. E hanno impetrato il figlio al Signore, come l'ha impetrato Sant'Anna, questo risulta chiarissimamente dall'Antico Testamento, dai Vangeli non risulta di Santa Elisabetta, però insomma, perché quando in parte risulta, perché quando San Gabriele appare a Zaccaria gli dice: Zaccaria, la tua preghiera è stata ascoltata. E per questo è ancora più colpevole che non ci crede, perché lì stavano pregando per questa cosa. Quindi, che ne sa una coppia sterile che magari il nostro Signore te lo fa sospirare, diciamo così, un figlio, perché poi quel figlio sarà qualcuno di importante nell'ambito della storia della Chiesa, del genere umano, che ne sai? Possibile, no? Quindi Dio sa sempre quello che fa, noi no, ma lui sì. Ecco, non ci dice prima il futuro, non ce lo rivela e non dobbiamo neanche andarcelo a cercare, ma non dobbiamo mai dubitare che se siamo suoi amici, come dice San Paolo, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Attenzione, eh? Quindi se siamo suoi amici, se viviamo nella grazia, se preghiamo, osserviamo i comandamenti, quindi ci siamo, non dobbiamo dubitare che la nostra vita è da lui condotta. Possiamo chiedere qualunque cosa buona, ma sempre con la clausola sia fatta la tua volontà. Perseverando nella preghiera si tratta di una cosa buona, ma senza impuntarsi. Io spero che si riesca a cogliere la differenza, no? Perché uno può fare. Le grazie vanno chieste con insistenza, come ci ricorda la parabola della vedova importuna. Però non con, come dire, con intransigenze, cioè me la devi dare per forza, altrimenti no. Per forza Dio non deve fare niente, te la darà se quella cosa è bene per te. E se non te la dà, non è bene per te. È anche vero che se non è bene per te, non te la dà, di questo non dobbiamo mai dubitare. Con il cantico che oggi abbiamo citato della Santa Vergine Divina Maria, ecco, meditando in particolare sulle parole arrovesciate i potenti dei troni, hanno alzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, rimandato i ricchi a mani vuote, leviamo a te, Signore, il nostro ringraziamento per quello che ci hai detto e trasmesso durante questa meditazione.
Magnificat anima mea Dominum et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, qui respexit humilitate mancille sue, cenni mex sua creata me dicent, omnes generationes, qui ha fecit mihi magna, qui potens est, santum nomen eius, misericordia eius, progenie progenies, timentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo, dispersi superbos mente cordis sui, deposit potentes te sede ed exaltavit humines. Exuriantes in pleit bonis, et divides dimisit in anes. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae sue. Sicut locutus est a patres nostros, Abraham et seminibus in saecula. Gloria Patri et Filio Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Agimus tibi gratias omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis, qui est regnans in saecula saeculorum. Amen. Deus et nobis suam pacem vitam aeternam. Amen. Laudentur Iesus et Maria, nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria.